Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Altro appuntamento con le top, stavolta il ruolo è quello dei centrocampisti. Delicatissimo come al solito, veramente penso ci vorrebbe non una top 10 ma una top 50 per quanti giocatori ci sono buoni al centrocampo. Ma come al solito ho cercato di racchiudere all'interno di questo video i migliori che possono fare sia i mediani sia soprattutto le mezze ali 4-4-2, 4-3-2-1 che sappiamo sono i moduli che vanno più per la maggiore. Detto ciò, non perdiamoci troppo in chiacchiere e andiamo subito dentro al video perché ci sono tante novità. Primo centrocampista che troviamo, anzi ritroviamo, è Yaya Touré nella sua versione Marvel. Praticamente il papà di tutti quanti, perché non si sa che cosa c'ha questa versione. Ma nonostante magari non abbia neanche queste grandi stats difensive, queste grandi stats di difesa, non sia questo giocatore completo come magari lo sono altri che vedremo più avanti, è rotto, completamente rotto. 1,88 m, 4-4, una carta che ovviamente abbiamo imparato a conoscere benissimo, è straforte fisicamente, buoni anche i passaggi, forte, aggressivo, si fa sentire, nonostante paradossalmente abbia solo 79 di lettura difensiva, solo 80 di intercettazioni, ma è tutta roba che non sentiamo, perché abbiamo un Cristo di 1,88 m che non si fa passare niente a fianco senza avergli tirato una badilata. Quindi Yaya Touré continua ad essere, secondo me, soprattutto quando parliamo di mediani, il migliore in assoluto. Come non poter menzionare tutti i nuovi Toti, praticamente, salvo uno che poi ovviamente ve ne accorgerete. Partiamo da Bellingham nella sua versione appunto 95, una carta sensazionale, 1,86 m, alto alto, 4 skill, 4 piede debole. Si è preso degli upgrade allucinanti, è straveloce, agile in una maniera allucinante a centrocampo, passaggi da capogiro, 99 di corto, 96 di lungo, questo quando si muove ti manda fuori giri con lo speed boost che c'ha, visto che comunque un giocatore con un bel body type e quella velocità si lancia anche benissimo per aggredire l'area di rigore, finalizzazione 90, potenza tiro 92, conclude benissimo in porta e poi quell'alto alto gli permette di poter fare entrambe le fasi con la stessa intensità, veramente pauroso. Poi 92 di lettura, 94 di intercetto, 86 di forza, 99 di aggressività, è un giocatore totale, stracompleto, che io onestamente non riesco proprio a non vedere all'interno di squadre che hanno un determinato tipo di budget, e questo può fare sia la mezzala in un 4-3-2-1, sia il CDC, sia il CC in un 4-4-2, questo praticamente lo spendete dove vi pare perché fa la sua porca figura ovunque. Stesso discorso analogo per De Bruyne, che però piazzo leggermente dietro a Bellingham per due motivi. Innanzitutto perché è 1,81 m e non 1,86 m, nonostante abbia il 5 di piede debole che Bellingham non ha, nonostante abbia anche lui alto alto, ma in game difensivamente pecca un po' rispetto a Bellingham, è sicuramente molto meno automatico. Nel momento in cui magari siete voi dei giocatori che difendete tanto manuale, con questo De Bruyne ci andate a nozze, sia nel 4-4-2 che vi dicevo che nel 4-3-2-1, ovviamente mai a fargli fare il mediano da solo perché è sprecato. Però se lo dovete immaginare come uno che recupera tanto da solo, no. Il suo alto alto è un alto alto spettacolare però, perché dentro l'area di rigore magari non gli date la palla, difendete e ve lo ritrovate già in difesa, è clamoroso. Fa tiro della Madonna, soprattutto anche le punizioni, passaggi fuori di testa, palla al piede non se la cava male, 86 di lettura, 85 di intercetto sono comunque dei parametri sopra la media, 84 di forza, 80 di aggressività, completano il pacchetto di quello che al momento secondo me è il terzo miglior centrocampista del gioco, secondo solo a Bellingham nella scala delle mezze ali se consideriamo Yaya Touré reparto a parte perché l'abbiamo messo tra i mediani. Quarto posto, sopravvive il buon Karim Benzema nella versione Winter. 5 di skill, 4 di piede debole, alto alto, tanti giocatori hanno continuato a preferire questa versione al Toti, proprio per il discorso 5 skill. Però questo rimane una mezzala, ma anche un CC da 4-4-2 di tutto rispetto, perché è veloce, perché è dotato di un ottimo tiro, dotato di un ottimo passaggio quando si tratta di imbeccare i compagni e anche delle ottime stats difensive, perché ha 80 di lettura, 80 di intercetto, 90 di forza, pecca leggermente in aggressività, ma visto che parliamo comunque di un giocatore di 1,85 che si sente tanto, questa cosa qui non la patiamo, anzi. Quindi, quarto posto assolutamente per Karim De Dream. Quinto posto, a sorpresa, ma Kinderino De Catolari, che carta gli han fatto? 1,92, 4 skill, 5 piede debole, quindi la versione attaccante su Next Gen, come vi ho detto nella review.
piede sinistro, e per me il suo ruolo ideale è proprio quello di mezzala 4-4-2-4-3-2-1. Raga, questo fa spavento. Perché? È lengthy, è veloce, vi dicevo 1,92 m, quindi in game è enorme. Si lancia benissimo con i doppi passi, è una finalizzazione della Madonna, dei passaggi top. Palla al piede è agile, non è pesante, anzi nonostante 1,92 m e solamente 80 di equilibrio e 85 di agilità si muove benissimo. Ha 93 di forza, 83 di aggressività, pecca a guardarlo nelle stats difensive, ma se ci ha vicino due giocatori un po' più abili a coprire e voi siete giocatori che comunque switchate tanto e siete in possesso della fase difensiva in maniera attiva, lui vi fa godere perché vi fa entrambe le fasi da paura nonostante abbia alto normale. Io veramente l'ho amato e lo sto amando, perché nonostante qua vedete una partita, perché sul mio account l'ho sbloccato da poco, ma sull'account secondario veramente me l'ha carriata in una maniera incredibile. È un top top player, soprattutto per quello che costa. Così come un altro future star, però qui purtroppo introduciamo un altro tema che ritornerà, e quello del prezzo, che alcuni di questi future star costano veramente l'ira di Dio. Però è Musiala, che è un 5'4", 1,83 m, può fare proprio il CC come ruolo di partenza, e anche questo è un giocatorone, perché è veloce, ha dei passaggi della Madonna, un ottimo tiro e di un'agilità fuori di testa questo Musiala, con 98, 99 di equilibrio, 89 di reattività e 95 di dribbling. Ha delle discrete stats difensive superiori a Decatelare, però ovviamente cede dal punto di vista fisico, e lui vi fa benissimo la mezzala in un 4-3-2-1, meno nel 4-4-2, perché essendo 1,83 m con quelle stats difensive, magari un pelino carente. Però è una bellissima scoperta, soprattutto se dovete linkare magari Mané e Bellingham, i soliti giocatori di cui ho parlato anche nei video precedenti. Io lo super approvo il buon Jamal. Così come dobbiamo assolutamente parlare di Federico Valverde menzione Toti, 1,82 m, alto alto, 4-4, quindi boost di piede debole, giocatore da panico, velocissimo, diventa lengthy, ottimi passaggi, una stecca di tiro da fuori che fa spavento, statistiche difensive da paura, 86 di forza, 88 di aggressività, lui veramente fortissimo, anche in questo caso magari con un pelo in più come Yaya Touré di compito difensivo più che offensivo, però è un giocatore box to box a tutto tondo che con alto alto fa benissimo entrambe le fasi. Altro giocatore che io in un primo momento non ero proprio super felice delle sue performance, ma che poi pare abbiano schiacciato il pulsante come con Varane, potenziamo, è Paul Pogba, che ha una carta che abbiamo già avuto modo di analizzare, comunque top, perché 1,91 m, 5 skill, 4 debole, alto normale, veloce, diventa lengthy, gran passaggi, statistiche difensive che tolta la lettura sono lodevoli. Questo qua anche all'interno della Iseria Team sta spadroneggiando, lo mettono tutti quanti titolare, e soprattutto 4-3-2-1 e 4-4-2 è un giocatore che per quello che costava e durante il periodo Toti con i fodder ci portavamo a casa a poco, diventa quasi imprescindibile, quindi tanta roba il buon Paul. Ritorniamo al discorso prezzo, come detto per Musiala, ma per Enzo Fernandez, che è una specie di Kanté che ci ha creduto di più, con 20 cm in più, alto alto, 3 skill, 4 piede debole, ma c'è una carta anche qua da paura, perché straveloce, gran tiro, soprattutto quello da fuori, ottimi passaggi, agile, statistiche difensive top, aggressivo, forte fisicamente, l'unico peccato è che costa veramente tanto, anche perché gli upgrade rispetto alla versione Showdown che era uscita durante i mondiali non sono così significativi, però è chiaro che questo, essendo di Premier League, risulta molto più ibridabile. Quindi qualora dovesse calare, o qualora ve lo dovesse ritrovare, o se ci avete potere illimitato di crediti, lui è un giocatore che fa veramente la sua figura, tanta tanta roba, sia come mezzala in un 4-3-2-1 che anche con compiti un po' più difensivi, visto che quel 3 di skill magari un po' lo penalizza. Chiudiamo con un giocatore uscito invece da poco, ovvero Kefrem Turam, una SBC praticamente regalata, un giocatore Gullit Gang con tutte le stats sopra l'80, alto alto, 1,92 m, quindi un cristone anche bello presente in game, veloce, diventa anche lui lengthy, ottimi passaggi, l'aggressività, la lettura difensiva, le intercettazioni. Io lui da mediano lo trovo molto forte, però esclusivamente da mediano, e lo trovo anche superiore secondo me ai vari Fofana, ai vari Guendouzi eccetera, quindi lui essendo francese che c'ha anche dei bei link non lo terrei lì buttato, ma se c'avete delle carte che potete riciclare anche magari da super sub lo andrei a sbloccare. Raga, anche per questo video è tutto, come al solito nei commenti sbizzarritevi, fatemi sentire la vostra, a me non resta altro che augurarvi una buona giornata, un saluto dal vostro Liberoschi, a presto, ciao!